Ciao ragazzi, siamo di nuovo qui, siete tantissimi e diventate sempre di più. E io cerco di accontentare quello che mi chiedete. Quindi questa sera mi avete chiesto in molti di fare la cacio e pepe e faremo la cacio e pepe. Tanto venite, facciamo una carrellata sui prodotti e vi faccio vedere i prodotti che andiamo a usare questa sera appunto per la cacio e pepe. Useremo una pasta Benedetto Cavalieri, conosciutissima, un pastificio pugliese. Facciamo le ruote, vedete? Il bello, la caratteristica di questa pasta, guardatela, è molto ruvida, è una mezza manica con dentro questi raggi che ci ricordano Erzì, il motorino. Così dentro ci si va a nascondere tutta la crema che adesso andiamo a creare col pecorino e diventa una cosa da paura, viene a bava solo a pensarci. Poi, pecorino, questo è un pecorino di un pecoraro di zona, guardate, stupendo. Questo ha una maturazione, diciamo una stagionatura, scusate, questa è la parola migliore, tenuto in fossa sopra la terra cotta. Vedete il colore? Viene pulita sempre ogni volta che vengono cambiati i formaggi, soltanto con una spazzola, mai lavata, quindi mai acqua, mai agenti chimici. Stagionato lì, 6 mesi di stagionatura, è perfetto, sapidità spettacolare, è un pecorino locale. Qui ce l'abbiamo già macinato pronto. E altro ingrediente importante è il pepe, che adesso vi faccio vedere. Io praticamente l'ho frantumato con un mortaio, vedete? E adesso, che ve l'ho detto nelle altre ricette, lo vado a fare anche qui, lo vado a tostare, che la tostatura mi fa sprigionare i sapori. Abbondante pepe, perché la ricetta prevede solo quello, insieme al pecorino. E nel frattempo andiamo a buttare la pasta, stesso discorso, faremo. Questa porta una cottura di 12-13 minuti, cottura ultimata, quindi faremo 2 minuti a bollore, come tutte le sere, e poi chiuderemo senza il fuoco. Tanto ecco, il pepe ha sprigionato, ha tirato fuori grazie agli oli i sapori. Voi non lo potete sentire, ma è spettacolare. Altra cosa importante che andiamo a fare sin da subito è la preparazione della cremina. Allora, abbiamo il nostro pecorino, adesso prendiamo l'acqua, acqua calda, acqua della pasta, si versa un po' alla volta e si monta fino a creare una crema, deve essere una crema fluida. Vedete, adesso abbiamo raccolto tutto il pecorino e adesso lo andiamo a ammorbidire con l'acqua. Passaggio facilissimo. Mi raccomando, questo deve essere un passaggio veloce. Non dovete perdere tempo, altrimenti rischiate che fate cuocere e quindi filare, stracciare il pecorino. E quello non va bene. Ecco qui, vedete, la cremina è pronta. Adesso ci andiamo a mettere il pepe che abbiamo tostato. Vedete che profumo. Lo facciamo amalgamare. Adesso questo composto riposerà fino alla fine della cottura della pasta. Dopodiché vi faccio vedere il passaggio per la mantecatura. Cosa importante, mi raccomando ragazzi, cosa importantissima, non usate come molti fanno panna, burro, latte, cremette varie. No, la cacio e pepe è cacio, pecorino e pepe. E poi una buona pasta da accoppiarci. Ci vediamo tra poco alla fine della cottura. Eccoci ragazzi, prima me l'ho dimenticato di dirvi, che tanto lo stiamo facendo tutte le sere, dopo 2 minuti abbiamo spento il fuoco. Fuori dal fuoco abbiamo finito la cottura. Guardate, adesso inquadriamo la pentola, guardate dentro
si riesce a vedere la pasta, perché stesso discorso, vedete, ha scaricato pochi amidi, vedete l'acqua è abbastanza trasparente, quindi facciamo sempre il buono che ci portiamo dietro. Adesso andiamo a mantecare la pasta, in questo caso cercare di scolarla abbastanza bene perché l'acqua poi ce l'aggiungiamo nel caso ci dovesse servire. E cominciamo a impastare. Questo deve essere un passaggio abbastanza rapido perché il calore adesso fonderà tutta la crema che abbiamo creato, però dobbiamo stare attenti a non stracciare il pecorino sotto, e a noi infatti non ci straccia. Guardate la fluidità, la crema. Vedete? E ci siamo. Adesso pezzo di carta per pulire. Okay. Poi se la volete più morbida aggiungete ancora un goccino d'acqua, se la volete un po' più asciutta mettete un po' di pecorino oppure fate riposare un pochino qui dentro la bolla. Adesso andiamo a impiattare. Guardate che bella la ruota, che la crema si infila dappertutto, guardate, spettacolare. Ancora una spolverata di pecorino e se volete aggiungere un po' di polvere di pepe. Mi raccomando, una cosa importante, non vi dimenticate di evitare di mettere il sale nell'acqua perché il pecorino dà molta sapidità e quindi non occorre. Questa è la mia cacio e pepe. Le materie le avete viste, adesso rifatela e fatemi sapere se vi è venuta bene. Ciao ragazzi!